Per te che ami gli animali di qualunque genere siano. Per te che quando incroci il loro sguardo vedi un amico. Per te che sai quanto è importante prendertene cura in modo corretto. Con noi hai la possibilità di fare delle domande in diretta a degli esperti, intervenire, ascoltare i loro consigli e migliorare la qualità della vita del tuo animale. Sta per iniziare in diretta una nuova puntata di BZ Pet. Buongiorno a tutti, su BZ News 24 in collaborazione con la clinica veterinaria Città di Bolzano. A fianco a me c'è la dottoressa Federica Bovenga. Ciao Fede, benvenuta. Buongiorno. Grazie. E oggi è la prima puntata di questa rubrica che andiamo a inaugurare e che ci sarà il mercoledì, insomma, a parte qualche rara eccezione, il mercoledì mattina, in cui tratteremo appunto la veterinaria, la cura degli animali, come essere anche dei bravi proprietari dal punto di vista dell'attenzione. E partiamo con un pet particolare. Cani e gatti ci sembrava così banale, partiamo con il coniglio. Giusto, Fede? Esatto, sì. Quali sono gli aspetti principali della cura del coniglio? Proprio la ABC. Allora, sì, innanzitutto volevo dire che il coniglio è diventato un animale da compagnia molto diffuso nelle nostre famiglie e negli anni abbiamo visto crescere veramente tanto come numero le famiglie che accolgono un coniglio invece che un cane o un gatto, insomma, che sono ovviamente i pet più diffusi, più conosciuti. E il coniglio è un ottimo animale da compagnia, ci si vive in maniera veramente piacevole. Ovviamente va un attimino capito perché è un animale che è completamente diverso dal cane e dal gatto. Innanzitutto è un erbivoro obbligato, questo vuol dire che già l'alimentazione deve essere a base di erba, quindi fieno, verdure e quindi vegetali. E è un animale che non va tenuto in gabbia perché purtroppo spesso vengono presi questi coniglietti piccolini, carini, e poi vengono lasciati in realtà in gabbia tutto il giorno. Sono animali che soffrono tantissimo alla noia, alla solitudine, quindi hanno bisogno di interagire col proprietario e riescono ad instaurare un rapporto veramente, veramente stretto col proprietario e comunicativo. Quindi liberi di girare pressoché sempre? No, allora magari possono restare in gabbia, non so, la notte o quando rimangono da soli a casa, però devono passare alcune ore tutti i giorni liberi in casa o in giardino, ovviamente se si ha il giardino meglio ancora, però devono fare movimento, devono essere stimolati dal punto di vista cognitivo e quindi hanno bisogno proprio di interagire, di fare dei giochi con il proprietario, di avere un vero e proprio rapporto con lui, altrimenti sarà un coniglio infelice, apatico, annoiato e quindi insomma non rispettiamo il benessere di questo animale. Uno dei simboli del coniglio sono chiaramente i denti, questo è pacifico, e sono croce e delizia. Esattamente, sì, allora questo ovviamente i conigli possono veramente fare dei grandi danni con quei denti, quindi mettere in sicurezza il coniglio prima di tutto, nel senso che può rosicchiare cavi, mobili, di tutto, quindi diciamo ci dobbiamo proteggere noi dai danni che ci può fare il coniglio, ma anche proteggere il coniglio stesso per esempio da danni da fulminazione, da come dire... Sì. Dalla scarica elettrica che lo stende. Non mi veniva la parola. Però ecco, questo non è un buon motivo per lasciarlo tutto il giorno in gabbia, quindi bisogna assolutamente farlo muovere, uscire, farlo uscire dalla gabbia. Come si curano i denti? I denti nel coniglio hanno una particolarità, sono elodonti, cioè sono a radice aperta. Questo vuol dire che crescono per tutta la vita del coniglio. Il coniglio masticando correttamente, quindi avendo un'occlusione dentale corretta, consuma i denti in maniera corretta e quindi non si porrà nessun problema. Purtroppo non sempre è così, nel senso che si può presentare la malocclusione. La malocclusione può essere congenita o acquisita. Congenita vuol dire che il coniglio nasce già con una
un piccolo difetto di chiusura, quindi se la mandibola è magari enognata o comunque prognata, e quindi non riuscirà a consumare i denti in maniera corretta, ed ecco che qui vediamo gli incisivi che crescono in maniera esagerata e fuori controllo. Quindi il coniglio non riuscirà ad usarli coi denti, non riuscirà a mangiare correttamente e potrà provocarsi addirittura delle ferite importanti nelle labbra, nelle gengive, a causa di questi denti che crescono in maniera esagerata. Cioè, quindi, se riesce ad accorgersene che stanno crescendo, cioè prima di arrivare diciamo alla malocclusione, adesso non so se questa sia una situazione particolarmente complessa, eccetera, però in cui è bisogna intervenire poi chirurgicamente, si riesce ad accorgersene un po' prima? Cioè, c'è qualche segnale? Allora, all'inizio non è facile, anche perché i denti sono completamente nascosti, diciamo, adesso nelle foto ovviamente abbiamo spostato le labbra e li abbiamo fatti vedere, ma normalmente i denti del coniglio non sono esposti alla vista, quindi se la malocclusione è lieve è difficile accorgersene, se ne accorge poi il veterinario durante la prima visita. E quando però la situazione è avanzata, il coniglio mostra delle chiare difficoltà nella prensione del cibo e proprio nella masticazione vera e propria, per cui il proprietario si accorgerà che mentre prima mangiava tutto, quindi carote, anche cose abbastanza dure, e masticava bene le foglie lunghe, dopo riuscirà a prendere solo pezzettini piccoli o verdurine triturate, non riuscirà più per esempio a rosicchiare una carota, quindi si dovrà domandare come mai avviene questo. Si potrà accorgere anche che i pellet fecali, quindi le feci, che sono sotto forma le palline, esatto, sono più piccole, più secche del normale, e quindi si deve domandare come mai le palline fecali sono diverse da prima. Infatti una difficoltà di prensione dell'alimento e di masticazione si ripercuote poi anche nel transito gastrointestinale, traducendosi appunto con delle feci strane, diverse, anomale, insomma, quindi il proprietario si potrebbe accorgere in questo modo che c'è un problema, perlomeno a livello... Quindi sia incisivi, sia, vedevamo prima un'altra foto che è questa qui, sia, esatto. Questi sono i molari, giusto? Quindi più interni nella bocca del coniglio. Esatto, questi i molari formi nel coniglio sono molto caudali, quindi è impossibile vederli se non tramite una scopia, quindi un'otoscopia o un'endoscopia, e anche questo viene effettuato durante la visita. E la malocclusione si ripercuote ovviamente purtroppo anche sui molari, che formano queste punte dentali che possono andare verso la lingua, verso la guancia, e causano delle ferite molto dolorose, per cui a un certo punto il coniglio smette proprio di mangiare, perché il movimento prensorio del cibo, il movimento della lingua, ogni piccolo movimento gli causa dolore e quindi smetterà di mangiare. A quel punto ovviamente il proprietario si accorgerà che poverino non si alimenta più e bisogna correre però a quel punto dal veterinario. Cosa succede quando corrono lì in quelle situazioni, sia per gli incisivi sia per i molari? Allora, in quel momento ovviamente bisogna intervenire il prima possibile, perché quando il coniglio non si alimenta si instaura una serie di eventi che possono risultare anche molto gravi e mettere in pericolo la vita del coniglio. Per esempio, già dopo 2 giorni il coniglio non si alimenta, va incontro a una lipidosi epatica, vuol dire un accumularsi di sostanze grasse nel fegato, per cui può andare ovviamente anche in insufficienza epatica. Si instaura una stasi gastrointestinale, vuol dire se non arriva cibo, la peristalsi, quindi il movimento involontario dell'intestino, si ferma. E quindi il coniglio può andare incontro anche a fermentazioni gassose, coliche gassose, quindi anche per il dolore, poi può andare incontro a coliche gassose per il dolore in bocca. Quindi insomma si instaura una serie di eventi che può essere veramente grave. Quindi bisogna in realtà intervenire tempestivamente, pareggiando nel caso dei molari formi le punte dentali per togliere il dolore. E nel caso degli incisivi invece si può ricorrere al pareggiamento, però sarà un intervento non definitivo, nel senso che una malocclusione degli incisivi non si potrà risolvere con un pareggiamento, perché di lì a un mese, 30-40 giorni, gli incisivi saranno nuovamente ricresciuti come prima.
Quindi nella malocclusione degli incisivi è raccomandato eseguire l'estrazione degli incisivi stessi. Intanto quindi... Vivian Norcia ti fa i complimenti, dice bravissima dottoressa, così te lo dico. Grazie. e poi succede questa cosa qui, che io mi rendo conto essere splatter, cioè essere un po' forte come immagine, però è bene che lo sappiate, cioè succede questo, giusto Fede? Esattamente, questi sono gli incisivi superiori e inferiori dopo l'estrazione. Come si può vedere anche dalla foto, la parte intraossea è molto lunga, quindi la radice è molto lunga, molto più lunga la parte intraossea che la parte extra esposta, esatto. Quindi è un intervento abbastanza impegnativo, se vogliamo, però va fatto perché questa è la soluzione definitiva. Ovviamente la domanda sorge spontanea, come fare a mangiare il coniglio senza i denti? Senza i denti incisivi, perché i molari formi rimangono. E in realtà ce la fa, ce la fa, lo faceva già prima, nel senso quando c'è questa malocclusione così importante, già non li riesce a usare quei denti, quindi è esattamente come essere senza quei denti incisivi. E deve imparare ovviamente a prendere il cibo e a introdurlo nella bocca senza gli incisivi, per cui all'inizio va un pochino aiutato sminuzzando il fieno e le verdurine, stagliuzzandole con le forbici o facendole a julienne, e poi in realtà nel giro di 4-5 giorni, quindi molto velocemente, impara a mangiare in autonomia e non servirà nemmeno più stagliuzzare le verdure. Ovviamente le verdure dure come le carote non potrà più rosicchiarle, ma gliele potremo offrire sempre a julienne. Le foglie e i fili di fieno li riuscirà a prendere anche senza incisivi, insomma. Fede, qual è l'aspettativa di vita di un coniglio più o meno? Ma allora, diciamo, come vita media siamo intorno agli 8-10 anni. Uh-huh. In realtà i conigli di casa adesso seguiti, curati correttamente vivono in realtà molto di più. Abbiamo pazienti che arrivano tranquillamente a 12, a 13, qualcuno a 15 anni, sì. Però parlando di vita media siamo insomma sugli 8-10 anni. C'è molta attenzione. Sta crescendo, diciamo, per quello che potete vedere voi, le persone che scelgono di avere un coniglio come pet, sì, il numero di queste persone. Sta crescendo assolutamente. Se penso a 10 anni fa, si avevano in clinica, arrivavano i conigli per carità, ma potevano essere, non so, un 2% rispetto al cane e al gatto. Oggi sono cresciuti tanto, sono in continua crescita, quindi... se guardo i miei pazienti sono sicuramente intorno al 20% adesso i conigli. Ah, però. Sì, sono veramente aumentati e una nota carina che i proprietari di conigli sono super attenti, veramente scrupolosissimi e non prenderebbero mai nessun altro pet se non un altro coniglio. Quindi, fedelissimi quindi. Sì, anche perché si deve instaurare veramente un rapporto particolare con loro e una volta che si capisce questo pet, si riesce a comunicare con loro, è proprio un altro mondo e il proprietario non prenderebbe mai nessun altro. Io ho notato questo, sì. Altro aspetto importante che a volte si tende magari a sottovalutare, forse perché sono piccoli, non lo so, è il discorso della castrazione e della sterilizzazione, chiaramente castrazione maschile e sterilizzazione femminile, che è sui conigli, non dico è forse più importante che negli altri animali, però comunque è veramente importante perché... Sì, assolutamente, spesso questo aspetto viene sottovalutato e ci sono vari motivi per consigliare e raccomandare la castrazione nel coniglio maschio e la sterilizzazione nella femminuccia, che sono principalmente per una buona convivenza con il proprietario, nel senso che il coniglio è un animale molto territoriale e quindi marca il territorio con le urine e con le feci in maniera molto marcata. E quindi avere un coniglio pulito in casa richiede la castrazione e la sterilizzazione. Il coniglio marca con le urine come il gatto per capirci, quindi negli angolini, ma sì, anche con le pelle fecali, quindi
spargerà palline di feci in giro per tutta la casa, marcando il proprio confine, il proprio territorio. E questo è un motivo. Il secondo motivo è proprio per il benessere animale, quindi per il suo benessere fisico e psicologico, in quanto il coniglio ovviamente, come tutti gli altri pet per carità, ha un bisogno fisiologico che è quello dell'accoppiamento, che lo rende molto agitato. Per esempio nella femminuccia il calore provoca pseudogravidanze, quindi gonfiore delle mammelle. E la coniglia si strappa il pelo in maniera veramente marcata per preparare il nido, perché sente che arriva il momento dell'accoppiamento, che però non avverrà mai, quindi continua a strapparsi questo pelo per creare questi nidi, poverina, per avere i piccoli. Possono essere anche particolarmente aggressivi, perché in loro la natura vuole che nasca questo senso di rivalità per la conquista del territorio e per l'accoppiamento, anche se in realtà rivali in casa non ce ne sono. Però può esprimere aggressività anche a volte verso il proprietario quando mette le mani in gabbia per pulire, per cambiare la gabbia, per mettere il cibo, perché quella mano che entra rappresenta un'invasione di territorio, un rivale da aggredire. E quindi ancora una volta la sterilizzazione, la castrazione li rende tranquilli e diciamo non stressati, non frustrati dal non poter diciamo assolvere un bisogno fisiologico. E come ultimo motivo, ma non meno importante, è ovviamente un motivo sanitario. La sterilizzazione della femmina previene numerose patologie. Qui abbiamo Betty, recentissima, che si presta, esatto, che si presta così come velina. Sì. Esatto. E la sterilizzazione nella coniglietta previene appunto il tumore alla mammella, come nel cane e nel gatto, e numerose patologie uterine come iperplasia dell'endometrio, idrometra, piometra, ma soprattutto tumori dell'utero, in particolare il carcinoma dell'utero, che nella femmina non sterilizzata, nella coniglietta non sterilizzata, oltre i 5 anni ha un 50% di possibilità di presentarsi come patologia, quindi è molto elevata. E nel maschio, ovviamente, anche nel maschio ha un motivo sanitario, anche il maschio può sviluppare noduli testicolari, tumori testicolari, orchiti, quindi infiammazione dei testicoli, in tarda età. Sono operazioni complicate, cioè come funziona proprio tecnicamente? Ve lo si porta? Quanto dura? Com'è? Sì, certo. Allora, si asportano le gonadi, quindi i testicoli nel maschio, le ovaie nella femmina. Ovviamente nel maschio è un intervento extra-addominale, infatti i testicoli sono fuori dall'addome, e quindi un pochino meno invasivo rispetto alla femmina, dove invece si fa un intervento in addome, perché le ovaie sono in addome. E si asportano sempre le ovaie entro il primo anno di età. Se invece si fa una sterilizzazione tardiva, quindi a 2-3 anni o oltre, si asporta anche l'utero, quindi diventa un ovario isterectomia, perché l'utero, diciamo, avendo subito varie stimolazioni ormonali nel tempo, potrebbe avere già un processo patologico in corso, quindi sarebbe non corretto togliere solo le ovaie e lasciare l'utero. Mentre invece entro il primo anno di vita abbiamo e la possibilità di fare solo l'ovariectomia, quindi un intervento un pochino meno invasivo, togliendo solo le ovaie. Ve lo si lascia quanto? Un giorno? Ve lo si lascia quanto? Un giorno? Mediamente, chiaramente. Un giorno, una mattina? Sì. No, lo si porta al mattino e lo si viene a ritirare nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quindi un day hospital, ecco, sostanzialmente. Perfetto. L'intervento dura una mezz'oretta nel maschietto e un'oretta nella femminuccia, perché c'è una preparazione un pochino più lunga e tecnicamente dura un pochino di più, ecco. È vero che la ripresa, adesso sto facendo paragone però con i furetti, che la ripresa dopo l'operazione nei pet un po' più piccoli è più rapida? Cioè, nel senso, l'animale è più reattivo a riprendersi, a smaltire l'anestesia e poi nel processo di guarigione? Ma allora dipende tantissimo dai protocolli anestesiologici utilizzati. Ovviamente, essendo animali con un metabolismo molto veloce, metabolizzano anche i farmaci in maniera veloce, però, ripeto, dipende sempre dal protocollo usato.
si tende a usare protocolli che permettono un risveglio rapido, proprio perché devono mangiare subito appena dopo il risveglio. Il coniglio si deve alimentare spesso, non deve rimanere a digiuno, quindi è un pochino diverso dal cane e dal gatto, che potrebbe anche rimanere a digiuno un giorno, non succede nulla. Il coniglio in realtà, avendo un transito gastrointestinale rapidissimo, non deve stare a digiuno prima dell'intervento, e appena si sveglia gli viene subito offerto cibo in modo che riprenda al più presto le sue funzioni gastrointestinali. E quindi sì, si svegliano. Rimaniamo in quel punto lì, cioè le gastrointestinali, perché so che il coniglio ha una serie di patologie serie, poi adesso faccio l'esperto, ha una serie di patologie gastroenteriche, no? Cioè, beh, ci sono delle problematiche da quel punto di vista lì, a cui stare attenti. Assolutamente sì, infatti i problemi gastroenterici sono, direi, il primo motivo di visita dal veterinario, cioè il coniglio che non mangia e non si muove, quindi diciamo una sintomatologia molto generica. Però è una delle prime cause di malattia nel coniglio. Il coniglio va spesso incontro a stasi, come dicevo, gastrointestinali. Per quale motivo? O per un'alimentazione non corretta, spesso purtroppo vengono alimentati con cibi ricchi di semi, cereali, fioccati, carboidrati, quindi pane, grissini, biscotti, tutte queste cose che sono assolutamente vietate nel coniglio. E questa è appunto l'alimentazione scorretta, è la prima causa di stasi gastrointestinale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il coniglio mangia non correttamente alcuni alimenti e va incontro a meteorismo, per esempio, potrebbe andare incontro a meteorismo, quindi formazioni di bolle gassose importanti nello stomaco o nelle aste intestinali, che causano appunto una colica. La colica è molto dolorosa, quindi il coniglio smette immediatamente di mangiare, smette di defecare e non si muove. Quindi il proprietario si deve allarmare in fretta, perché di nuovo, a differenza del cane e del gatto, che se non mangia un giorno potrebbe anche non essere importante, nel coniglio invece smettere di alimentarsi è veramente un segno molto molto, potrebbe essere molto grave. Insomma, bisogna allertarsi subito se un coniglio smette di mangiare. E ovviamente la stasi gastrointestinale va affrontata in maniera incisiva, e quindi vanno fatte terapie, fluidoterapie, terapie di sostegno per il dolore, va alimentato forzatamente, a volte anche con dei sondini nasogastrici, per far riprendere al più presto la peristalsi, oltre che ovviamente a contrastare il dolore e il meteorismo. E altre cause di stasi sono, e per esempio, quando c'è un cambio improvviso di alimentazione, o magari gli viene dato un qualcosa, una verdurina di cui potrebbe essere veramente ghiotto, e il coniglio si abbuffa, fa una scorpacciata e nuovamente va incontro appunto a stasi. Costipazione potrebbe essere, se l'alimento è secco e si disidrata, quindi crea un accumulo di materiale secco nello stomaco. Oppure appunto di nuovo una formazione di una colica gastrointestinale. Anche qual è l'alimentazione corretta? Adesso per una domanda banale, però visto che questo si mangia tutto, capire un attimo cosa dargli. Esatto. Allora, pensiamo un attimo a cosa mangerebbe il coniglio in libertà. Il coniglio in libertà mangerebbe l'erba in un prato, tutto quello che c'è in un prato, quindi radicchi, radicchietti, fiori, foglie secche, pezzetti di legno, ma fondamentalmente erba. Quindi un coniglio tenuto in appartamento va nutrito con fieno di buona qualità, deve rappresentare il 60-70% della sua alimentazione, della sua razione alimentare, che deve essere integrata con del fresco. Il fresco vuol dire: va benissimo l'erba, se siamo in stagione in cui c'è l'erba, andare proprio a tagliarla in un prato, quindi portare a casa dei fascettini d'erba con denti di cane, tarassaco, ma anche fiori di campo, quello che troviamo, oppure si integra con delle verdure comprate al supermercato. Le più sane sono sicuramente i radicchi, la catalogna, i denti di cane, ma in realtà anche le lattughe lunghe, quindi a foglia lunga, come può essere la belga, la romana,
e poi gli si può fare assaggiare in realtà un pochino di tutto, le verdure, foglie, verdi, vanno bene tutto, vanno bene tutte. Non bisogna esagerare con le carote perché possono creare aumenti di peso notevoli. La frutta perché è dolce, la frutta gli si può dare a piccoli pezzettini come premi per interagire con loro, però ovviamente loro saranno ghiotti di frutta proprio perché è dolce, ma non bisogna nuovamente esagerare. Quello che è vietato sono i carboidrati di qualsiasi tipo, quindi prodotti da forno di qualsiasi tipo, pane, biscotti, grissini, fette biscottate, sono vietate. E tutti i mangimi che contengono semi di mais, fioccati di mais, fioccati di cereali, vanno bene i mangimi pellettati, quindi pellet che contengono fondamentalmente fieno pressato, ma anche lì in piccole quantità, con moderazione, perché altrimenti si sazieranno in fretta con questi mangimi e mangeranno meno fieno. Invece il fieno, come detto, deve essere l'alimento principalmente presente nella Base. razza alimentare. Sì. Tendono a mangiarsi anche cose che non, cioè, che non sono commestibili e quindi creano ancora più problemi dei carboidrati, so, pezzi di gomma, queste meraviglie che poi voi ritrovate. Esatto, sì, allora il coniglio potrebbe ingerire per esempio i pellet della lettiera, che oggi sono sì, tutolo di mais o carta pressata, che se ingeriscono in piccole quantità non è un problema, ma se ingeriscono in eccesso ovviamente causano di nuovo problemi di stasi o addirittura di ostruzione intestinale, insomma nel coniglio gli diventa veramente un problema e diventa rischioso. Il legno, se lo rosicchiano e lo mangiano in piccole quantità, bene o male, fa parte un po' della fibra lunga della loro razione, quindi il legno riescono anche a metabolizzarlo, sì, assolutamente. Plastiche gomme, chiaramente no. Plastiche gomme in genere non succede, a meno che Ok. non ci siano proprio problemi di salute, a volte quando non stanno bene mangiano anche delle cose che non dovrebbero mangiare, però succede molto raramente, sì, plastiche gomme. Fede, siamo verso la chiusura. Spiegamici bene ogni quanto bisogna venire a far controllare il coniglio, ovviamente se presenta una delle situazioni che tu hai descritto fino qui, subito. Se invece sta bene, ogni quanto comunque venire a farlo vedere da voi. E che Allora, tipo di controllo viene fatto anche quando lo si porta? Diciamo il controllo base del coniglio. Certo, allora innanzitutto la prima visita, quindi quando adottiamo un coniglio, in genere lo si adotta verso i 2 mesi di età, intorno ai 2 mesi di età, fare subito una prima visita, e così si controlla in generale il suo stato di salute, si danno già i consigli per un'alimentazione corretta, per una corretta gestione del coniglio in casa, quindi già parlando col proprietario. Subito, quando prendono il coniglietto, si riesce a fare prevenzione verso proprio alcuni errori di gestione, sia dal punto di vista alimentare, sia come gestione in casa, la gabbia, dove tenerlo e il movimento di cui parliamo prima, l'interazione con lui. Si spiega il piano vaccinale, ovviamente, perché anche il coniglio prevede delle vaccinazioni per la sua salute, per la prevenzione delle malattie infettive. E dopodiché, 2 volte all'anno è consigliato venire a fare un controllo. Una volta sarà dedicata al richiamo vaccinale, la seconda volta un controllo generico dove verrà visitato e si partirà ovviamente dal controllo di nuovo dei denti, quindi dalla punta del nasino fino alla punta della coda verrà controllato. Quindi controllo dei denti, controllo del condotto uditivo del coniglio. Controllo del mantello, se ci sono lesioni a livello per esempio dei piedini, se il coniglio spesso presenta pododermatite a livello del tarso, controllo dello stato stato gastrointestinale con la palpazione e ovviamente raccogliendo l'anamnesi, sentendo un attimino il proprietario come lo alimenta e come si presentano i pellet fecali. Le orecchie danno Prego. problemi? Perché le orecchie, il fatto che sono lunghe, distese, danno più problemi rispetto a quelli degli altri animali, oppure è solo una morfologia così, ma tutto sommato sono uguali?
Allora, anche il coniglio presenta otiti, ovviamente può presentare otiti, soprattutto i conigli arieti con le orecchie, hanno le orecchie lunghe e pendenti, in quanto il condotto uditivo non è areato. E il coniglio è un animale molto pulito, quindi si toeletta più volte al giorno e quando non riesce a toelettarsi bene o comunque ci sono problemi a livello del condotto uditivo, si può sviluppare un'otite. L'otite può essere semplicemente esterna, quindi piuttosto semplice da risolvere, ma può dare anche lesioni al timpano e dare delle otiti medie. Ecco che allora il coniglio può presentare il famoso torticollis in gergo, che vuol dire, sembra che sia un torcicollo perché il coniglio avrà la testina storta. In realtà è proprio una lesione a livello dell'organo dell'equilibrio. Per cui il coniglio può presentare addirittura arrotolamento su se stesso, incapacità alla deambulazione corretta, incapacità a nutrirsi, quindi può diventare anche una patologia piuttosto grave. E non presentano otiti più frequentemente rispetto. Così si presenta più o meno. Esatto, esattamente. Questo è un Ok. coniglietto col torticollis e avrà un'otite media. In realtà può essere anche un'infiammazione del vestibolo, sempre dove ha sede l'organo dell'equilibrio, che può dipendere anche da altri fattori. C'è anche l'encefalitozoonosi, che è una malattia infettiva che dà questo problema di torticollis, quindi non sempre deriva dall'otite media. Però le orecchie sono sicuramente un punto importante da controllare regolarmente ad ogni visita e se si trova infiammazione o materiale accumulato in eccesso, addirittura presenza di pus, bisognerà fare attenzione e cercare di risolvere al più presto il problema proprio per evitare che diventi poi un'otite media. Un'altra cosa da controllare durante la visita, ovviamente, è il peso, come dicevo, perché spesso i conigli di casa tendono a essere in sovrappeso, un pochino perché diciamo, fanno meno attività. Rispetto a un coniglio che vive in libertà, che può correre magari in un giardino, e poi perché sono ovviamente animali molto coccolati dal proprietario e quindi vengono spesso somministrati ai premietti, dolcetti, cose così, e quindi il coniglio va in sovrappeso. Questo insomma è importante dal punto di vista del controllo della sua salute perché il sovrappeso può portare di nuovo pododermatiti, artrosi, difficoltà respiratorie. Quanto deve Quindi pesare più o meno? Visto che comunque il coniglio è un animale abbastanza pesabile, no? sì, Anche a assolutamente. casa. Allora, coniglio tenuto in casa in genere è un coniglio nano e coniglio nano di media va dai 1,8 kg ai 2,2 kg. E poi purtroppo ci sono tante varianti in questa definizione di coniglio nano e ci sono dei conigli anche molto piccoli, sì, che C'è un po' di arrivano. marketing anche in questo. C'è Prego. un po' di marketing ogni tanto in questo. Mi pare Esatto. piccolo, 12 kg di coniglio. Esattamente. Però insomma, ecco, la media deve essere quella, quindi tra 1,8 kg e 2,2 kg, questa è la media. Però ci ritroviamo spesso a dover mettere a dieta anche i conigli perché arrivano in sovrappeso, quindi fondamentalmente si sposta l'alimentazione insistendo molto sul fieno. E lasciando stare tutto il resto, perché poi la mandorlina, l'uvetta passita, il premetto Arriva sempre. di frutta arriva sempre, il coniglio è felicissimo. È un modo anche per interagire con lui, perché ogni volta che viene ti fa le feste, tu gli dai un premetto e quindi il proprietario, insomma, ha modo di interagire meglio con questi premietti, però non bisogna esagerare, insomma. Va bene, Fede, grazie mille. Ti lasciamo tornare a lavorare alla clinica, che è la città di Bolzano in Via Resia. Giovedì prossimo, non mercoledì, la mattina siamo con Tommaso Piaia, che è il direttore sanitario della clinica, e con lui immagino che parleremo di ferri, roba po molto più invasiva. Non lo so di cosa parlerà. Vediamo la prossima settimana. Fede, grazie mille. Allora, coniglio 2 volte all'anno, se tutto va bene, portatelo a farlo vedere, che è importante perché fa delle robe che voi non vi accorgete, poi è un casino, per semplificare. Grazie mille, buon lavoro e buona giornata a tutti voi. Ciao Grazie. Fede, ciao 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 ciao.
Questo evento è offerto da Nolotecnica, Will Scuola, Centro Commerciale 20, Jolie Nails and Beauty, Target, Parco Giardino Sigurtà.